Buongiorno. Ci avviamo all'ultima parte dei contrasti e inizialmente ci soffermiamo un po' di più sui contrasti applicati al modello logistico, cioè al modello risposta binaria, oppure binomiale, come abbiamo visto nei disegni, nella trattazione specifica, nei disegni che riguardano questo tipo di modello, che sono il disegno 9 e il disegno 10. Questi contrasti hanno la particolarità che si basano su odds ratio e log odds, anzi la misura principale nella quale sono espressi i parametri del modello sono proprio i log odds che derivano dalla funzione logit. La funzione logit è la funzione cosiddetta link del modello generalizzato lineare a risposta binomiale. Quindi il modello generalizzato a risposta binomiale si esprime come logit oppure log odds, che è la stessa cosa, uguale i vari regressori del modello. Quindi poi i parametri sono espressi in log odds. Vediamo i parametri in questa pagina. Vediamo ricordo che gli odds per un modello binomiale sono il rapporto tra i successi, tra la proporzione di successi e la proporzione di insuccessi, dove il successo può essere definito come 1 oppure 0 a seconda dei casi. Qui in questo modello mi pare che l'1, il successo sia definito come 1, però non è neanche il caso, perché qui si vuole vedere la differenza che c'è tra le proporzioni dei degli invertebrati e la proporzione dei pesci in vari laghi del Nord America, mi pare, oppure del Canada, no, non so esattamente. Quindi vediamo che l'intercetta esprimerà il logaritmo dell'odds, cioè il logaritmo del rapporto delle proporzioni tra invertebrati, che nel nostro caso è la proporzione che indichiamo come proporzione di successi, e la proporzione della classe di riferimento, che è quella dei pesci. L'intercetta in questo caso coincide, come al solito abbiamo un fattore di riferimento. Il nostro fattore chiamato intercetta non è altro che il lago George, che è uno dei quattro laghi. Abbiamo il lago George, il lago Hancock, il lago Oklawaha e il lago Trafford. Dopodiché gli altri parametri che vediamo non sono altro che i corrispondenti log odds, cioè tra la proporzione di invertebrati e la proporzione di pesci, negli altri laghi. Chiarito questo, vediamo come si può sviscerare un attimo la questione dei contrasti, che
quando in un modello logit, cioè è che ha una variabile di risposta che è una distribuzione non normale di questo tipo. Allora, prima di tutto, osserviamo un'altra cosa. In realtà, i parametri che non sono l'intercetta sono in realtà degli odds ratios, cioè differenza tra gli odds della classe di riferimento, cioè il lago George, e i rispettivi laghi. Quindi nel caso del parametro del lago Hancock, questo meno 1.5141 non è altro che l'odds ratio tra gli odds del lago che abbiamo definito prima, del lago Hancock, e gli odds del lago George. Quindi è praticamente una differenza, è una differenza espressa in logaritmo, ma è un rapporto espresso come odds ratios. Questo, naturalmente, queste sono cose che derivano dalle proprietà dei logaritmi. Chiarito ancora questo fatto, vediamo i coefficienti del modello, che sono questi, e li abbiamo già visti, sono elencati in orizzontale invece che verticale. Dopodiché, esponenziando i coefficienti del modello, otteniamo gli odds ratios, soprattutto per i tre laghi e non per la classe di riferimento, perché naturalmente una classe di riferimento sarebbe non avrebbe senso. Quindi in realtà la classe di riferimento è un odds e non è un odds ratio. Qui otteniamo gli intervalli di confidenza, vabbè, per i parametri, eccetera, eccetera. Ora, attenzione, con la solita sintassi produciamo lemmings per i laghi, per il modello Logit, e le facciamo con l'opzione type uguale response, convertiamo la funzione converte i valori di odds, di odds, e di log odds e di log odd ratios in probabilità singole. Quindi possiamo esaminare in realtà qual è la probabilità associata a ogni lago, che è veramente molto comodo. Ora costruiamo le solite solito file di dati nell'emmins con MDF. Definiamo un data frame dove sono contenute le mins. Ecco, proviamo un contrasto, di esempio il confronto tra il lago Hancock e la media di tutti gli altri. Ecco, adesso questo che segue è in realtà una verifica dei contrasti. Allora, per ottenere l'odds,
L'odds consiste nella probabilità di invertebrati diviso 1 meno la proprietà, meno la probabilità degli invertebrati, cioè la probabilità o la proporzione dei pesci. Adesso vediamo l'intercetta che, come abbiamo detto, è la log odds degli invertebrati nel lago George. Otteniamo la probabilità degli invertebrati nel lago George facendo questa trasformazione, che non è altro che la trasformazione inversa dell'odds. Quindi applichiamo, facciamo l'esponenziale dell'intercetta diviso più l'esponenziale dell'intercetta, otteniamo la probabilità degli invertebrati del lago George, che, come vedete, coincide esattamente con le means trasformate in probabilità. Adesso vediamo che il coefficiente 2 è la differenza di log odds tra il lago Hancock e l'intercetta. Sommando l'intercetta con la log odds del lago Hancock, che è la differenza tra lago Hancock e l'intercetta, otteniamo proprio il log odds per il lago Hancock. Perché il parametro del lago Hancock è in realtà vediamo, ecco, questo è in realtà la differenza dell'odds tra il lago Hancock e l'intercetta, quindi dobbiamo sommare questi due per ottenere il log odds effettivo del lago Hancock, che è così anche per gli altri laghi. Adesso qua, quindi otteniamo questo, il log odds, che, come abbiamo detto, adesso per il lago George, e adesso lo convertiamo in odds esponenziando la somma dei log odds dell'intercetta e del lago Hancock, e abbiamo 0,13. Adesso otteniamo la probabilità. Dall'odds si ottiene la probabilità dividendo l'odds per 1 più l'odds. Anche queste sono formule standard che si derivano facilmente per chi ha un po' di dimestichezza algebrica. Non mi soffermo. E otteniamo una probabilità per il lago odds di per il lago Hancock di 0,17. Ecco, come vedete, coincide con le means. Quindi adesso vogliamo vedere se un contrasto costruito da noi è uguale al contrasto costruito che sarà costruito dalle funzioni contrast di mMins. Quindi log odds del lago Hancock, che abbiamo visto, è la somma dell'intercetta più il coefficiente del lago Hancock, mentre la media di tutti gli altri sarà la media dei log odds degli altri laghi, e la differenza delle due medie sarà la differenza di questi due. Ed ecco che otteniamo meno 1,97,4474. Poi c'è questa differenza di probabilità che adesso saltiamo. Adesso ci interessa vedere se il contrasto che abbiamo costruito noi
è uguale a quello che costruisce la funzione contrast. Quindi noi costruiamo il nostro contrasto, mettiamo uno dove c'è il lago Hancock e mettiamo la media dei tre col segno meno dove ci sono gli altri quattro laghi, sempre riferendosi alla tabella delle MINS. Con la solita sintassi effettuiamo il contrasto e vedete che proprio il valore del contrasto è proprio meno 1974474, come abbiamo visto. Poi ci sono altri passaggi. Qui otteniamo l'odds ratio corrispondente. E qui ci sono conversioni per dimostrare poi per passare alla probabilità. Passare dagli odds ratio alla probabilità. Quindi noi dobbiamo ricavare, appunto, abbiamo l'odds ratio e siccome l'odds ratio è il rapporto dell'odds, noi conosciamo l'odds del lago Hancock ma non l'odds della media degli altri, lo ricaviamo facendo un'equazione, la ricaviamo da un'equazione che è quella scritta sotto, una semplice equazione perché l'x diventa l'odds delle medie, noi conosciamo gli altri due e lo ricaviamo. Ecco, questo è l'odds dell'Hancock, l'odds degli altri è questo 0,96 circa, l'abbiamo ricavato. La probabilità dell'Hancock si ottiene tramite la trasformazione che abbiamo visto prima, cioè la probabilità l'odds diviso 1 più odds e viene 0,117 che è esattamente la probabilità dell'Hancock. La probabilità degli altri, facciamo la stessa cosa con il 0,96, facciamo 0,96 diviso 1 più 0,96 viene 0,48 eccetera, e facciamo la differenza di queste due e otteniamo finalmente la differenza di probabilità che corrisponde al contrasto che abbiamo impostato, che vedete non è questa differenza di probabilità coincide quasi esattamente quello calcolato da stime e MINS, probabilmente questa è quella è la più precisa, perché qui ci sono di mezzo conversioni, approssimazioni, eccetera, quindi ci può essere qualche differenza di decimale. Perfetto, quindi a questo punto passiamo al prossimo disegno, che praticamente per quello che ci riguarda è praticamente identico al precedente perché l'unica differenza è che c'è un fattore random di mezzo, solo che non lo consideriamo nei contrasti. In questo caso abbiamo un fattore S che si chiama scusate, entry, un fattore entry con un bel po' di livelli, con 16 livelli, e l'output è la probabilità riferita al successo che è indicato con 1, mi sembra in questo caso. Allora, in questo caso impostiamo il confronto fra entry 13 e tutti gli altri, perché sembra quello più interessante.
utilizziamo la solita sintassi per i contrasti. Ecco, qui in questo caso utilizziamo una sintassi già precostituita, cioè il metodo trattamento verso controllo. Vuol dire che in realtà si sceglie un riferimento e poi si confrontano tutti gli altri col riferimento, che in questo caso è il 14, che è il numero di riga dell'EMMINS, ma corrisponde al trattamento 13, al livello entry numero 13. E quindi vediamo che quasi tutti sono ben significativi, tranne il 16. Più o meno, insomma, tranne il 16 e qualche altro. Quindi in questo caso ce la siamo, era sufficiente un esempio di un contrasto particolare, perché i contrasti li abbiamo già sviscerati nel modello precedente, quello senza fattore random. Passiamo agli ultimi due disegni sperimentali. Questo l'11, abbiamo il modello ordinale. Ecco, questo è interessante, anche questo per la particolarità del modello. Il modello si crea utilizzando la funzione Polar. Non mi ricordo al momento qual è il package, comunque facilmente recuperabile tramite questa informazione tramite internet. Allora abbiamo un livello Apply che ha tre categorie, il quale viene messo in funzione di due fattori categorici e di una variabile numerica. Allora, un primo contrasto potrebbe interessarci, il contrasto potrebbe interessarci sapere se la probabilità della categoria somewhat likely della risposta sia diversa tra il livello 0 e il livello 1 del fattore Paret. Quindi vediamo la probabilità, costruiamo noi la probabilità che è meno 0,13, e questo contrasto si attua con una sintassi un po' particolare, che è EMMINS, poi segue il nome del modello, poi segue la tilde, poi segue il nome del fattore da contrastare. Ecco, dobbiamo indicare questo mode XS, penso sia probabilità, XPROB. E poi indicare il livello che si vuole, al quale, della variabile risposta al quale si vuole effettuare il contrasto. Allora, in questo caso qui il livello viene indicato con una categoria barra un'altra categoria, perché in realtà questa è per come è fatto il modello, è la probabilità di somewhat likely. Perché in questo caso il livello di riferimento è il primo della lista, che è very likely, quindi otterremo come
Quindi otterremo solo due livelli, il terzo viene due livelli, due probabilità, che la terza viene ottenuta, quella del livello di riferimento viene ottenuta da uno meno la somma degli altri. Ecco, forse queste cose le avevamo già viste nel modello ordinale. Allora, quindi abbiamo visto che questa è la probabilità di somewhat likely. Qui c'è una differenza di probabilità di 0,01. No, questa differenza, questo deve essere un log odds, non una differenza di probabilità. Quindi vediamo No, però pare che sia proprio la differenza di probabilità in questo caso. Allora, scusate per la confusione, ma qui avevo fatto un'analisi abbastanza particolareggiata che non riesco bene a rendere. Quindi, comunque abbiamo questi contrasti, abbiamo visto come si fanno, qual è la sintassi, basta specificare il livello. Abbiamo due livelli di CAT che sono in realtà il rapporto, c'è cioè una categoria dato l'altra categoria, il primo livello di CAT, e il secondo livello è la categoria intermedia data la terza categoria. Perché ripeto, la probabilità del livello di riferimento si ottiene per differenza tra 1 meno la somma delle probabilità delle altre categorie. Vediamo che per la probabilità very likely la differenza dovrebbe essere meno 0,11. Adesso il problema qui e fare la verifica su questa probabilità. Allora, perché in questo caso è la variabile è very likely è la categoria di riferimento. Allora, usiamo questo trucco, rifacciamo il modello invertendo l'ordine dei livelli della risposta. E questo si fa semplicemente ridefinendo il fattore apply, dicendogli che i livelli sono ordinati in questo modo: unlikely, somewhat likely, very likely, e non il contrario, come ordinerebbe lui per default. Poi rifacciamo un modello con questi riferimenti, coefficienti, eccetera, intercette. Come vedete, le intercette non sono altro che le categorie, che il rapporto tra una categoria, l'altra categoria, poi che è quella intermedia, poi quella intermedia, verso la terza categoria. Questo non è un vero rapporto, vuol dire la linea orizzontale, la linea verticale vuol dire dato. Vuol dire dato, cioè unlikely, dato, somewhat likely, dato, very likely. Quindi
Questo dipende dalla struttura del modello ordinale, perché il modello ordinale costruisce una probabilità cumulativa delle prime di questo dato questo, e poi la probabilità aggiunge la probabilità di queste altre due, e la probabilità residua è quella della classe di riferimento. Un po', insomma, indigesto. Non è di facilissima comprensione immediata per chi non ha dimestichezza con questi tipi di modello, ma se si studia con calma non è difficile. In realtà è solo questione un po' di terminologia e un po' le cose sono più facili a farsi che a dirsi, diciamo così. Allora, a questo punto applichiamo le MMINs. Con questa sintassi otteniamo le probabilità delle tre categorie per ognuno dei livelli di Parade. Quindi vedete MMINs, M1 è il modello, come lo abbiamo ridefinito, apply la variabile risposta, dato Parade. E con la mod è uguale probabilità, prob. Quindi otteniamo il profilo delle probabilità. Poi vediamo che la differenza tra le tre probabilità, tra le probabilità di very likely nei due livelli è meno 0,11,53,476. Come vedete che è molto molto simile a quella che avevamo costruito precedentemente. Eccola qua, esattamente questa. E abbiamo finito. Mi spiace di non essere stato chiarissimo. Cioè, no, abbiamo finito questo tipo di modello, adesso ci manca ancora un ultimo disegno. Mi spiace appunto di non essere stato di chiarezza adamantina, probabilmente, però il tutto si può rivedere con calma leggendo l'output e il programma, insomma, e studiandoci un po' sopra, come è doveroso fare se uno vuole capire veramente come funzionano le cose. Ecco, passiamo all'ultimo disegno sperimentale, che è il disegno crossover, che in realtà è abbastanza banale, perché poi, a parte l'astuta predisposizione del disegno, per evitare dei bias, il resto è semplicemente un contrasto tra trattamenti. Ecco, e infatti in questo caso effettuiamo un contrasto prefabbricato, diciamo, vogliamo vedere la media, il confronto di ciascun trattamento con la media generale dei trattamenti, e poi aggiustiamo i p-values. Questo si effettua utilizzando nella sintassi il metodo uguale f, e il quale fa esattamente il contrasto che abbiamo detto, cioè confronta la media di ciascun trattamento con la media generale. Benissimo, quindi abbiamo terminato. Direi che abbiamo terminato, sviscerato la trattazione per questi 12 disegni sperimentali. Non farò, darò ulteriori approfondimenti su questi 12 disegni. E
E potete trovare adesso dei link per accedere al file di programma in RStudio e al suo output. Non sono, dovrebbero funzionare. Tenete presente che alle directory che metto io dovete sostituire dei vostri file. A meno che non vi metta i link anche ai file di riferimento, però diverrebbe un po' complesso. Vediamo magari più avanti se posso inserire anche questi. Dovete fare delle prove adattare insomma il programma con dei vostri file. Alcuni file invece sono presi direttamente da internet e quindi c'è un link, non dovrebbe essere un problema. Quasi tutti sono costruiti al momento, non sono scaricati da un file di dati, quindi per la maggior parte li potete ottenere dai file che vi ho messo in descrizione. Naturalmente potete mettermi dei commenti nei filmati e io vi posso mandare dei link eventualmente a file di dati vari oppure darvi altri approfondimenti o informazioni. Quindi con questo chiudo la trattazione di questi 12 disegni degli esperimenti. Arrivederci.